Sì, è stato un percorso coscienziale, cioè alla fine abbiamo scritto come era costruito l'universo, come era fatto, e anche da un punto di vista di fisica e di fisica quantistica, cosa che sto terminando di fare, e nelle prossime conferenze questi discorsi verranno chiaramente fuori, noi, acquisendo consapevolezza e coscienza di queste cose, abbiamo potuto rivedere anche l'universo non solo con il lobo sinistro del fisico quantistico, ma anche con il lobo destro, con l'emisfero destro della percezione delle cose. E vi posso assicurare che da quando io ho tentato di fare su di me quello che ho raccontato a voi questa sera, mi si è aperto un mondo e io ho una capacità di raggiungere determinati risultati dentro di me. Con una velocità che prima non mi sarei mai sognato, nonostante che diventi sempre più vecchio, capisco le cose al volo e vi posso assicurare, fate la prova voi che farete il tiro record test, chiedetevi alla fine, chiedete alla vostra coscienza un qualcosa che voi non sapete. La vostra coscienza vi darà una risposta, voi andate in letteratura scientifica e andate quella che vi ha detto la vostra coscienza. Se non c'è dubbio. C'ho un seminario a Pescara in agosto, mi sembra se non erro il 22 agosto, è a Pescara all'interno del X Congress organizzato da Pino Morelli, in cui analizzerò quelli che sono i fenomeni della vibrazione. L'universo è una vibrazione, quindi vibrazione nel suono di una campana tibetana, nella memoria dell'acqua, su cui i fisici e i matematici hanno sparato sempre una marea di stupidaggini e non ci hanno capito niente, ma se permettete, questa volta io da chimico vi dirò che cos'è la vera memoria dell'acqua, scientificamente, di che cos'è il suo, perché si suona a 432 Hz, che cosa vuol dire questo da un punto di vista matematico, ma anche coscienziale. E in fondo, a novembre, il 30 novembre a Firenze, con il professor Sheldrake e con Stefano Bollani, che metteremo insieme una giornata a parlare praticamente della musica, il suono, la vibrazione, l'universo, ancora una volta. E vi ricordo che Sheldrake è uno scienziato, un direttore del Dipartimento di Biochimica, che ha sostanzialmente costruito, inventato la teoria, se vogliamo, dell'universo morfogenetico, cioè la teoria dell'ultima scimmia. Siamo tutti collegati insieme, siamo tutti una cosa sola, anche se non ce ne accorgiamo. Quindi mi sono trovato in perfetta linea con lui e l'abbiamo invitato in questa cosa che sarà sicuramente una manifestazione epocale.